Il comune di Treviso dimentica la festa dei Buranelli, non ci compete come organizzazione, la giustificazione dell'assessore Camolei. Altri 40 profughi in vetrina alla stazione, non ci stanno, polemizza vice sindaco Grigoletto, la prefettura non ce li può scaricare così. A fronte il sindaco si trova a gestire 80 profughi in pochi giorni, ma che stato è, commenta, che li tratta e poi ci tratta tutti così? Il Gay Pride si tinge di macabro, augurata la morte via Facebook a Gentilini, che replica, come dire, al vetriolo. Si aggraverebbe la situazione delle maestre dell'asilo di San Paolo, la verità di 12 bambini raccontata oggi in questura. Sabato la protesta degli espropriati della Pedemontana e oggi il presidente Muraro replica, opera indispensabile ma bisogna pagare i proprietari. A Quinto andiamo a conoscere la storia dell'anguilla in umido, il piatto preferito dall'asso del cavallino rampante Francesco Baracca. Rari cimeli di Eleonora Duse lasciano l'Axor Studio di New York per Venezia e in tanti tornano ad Asolo a visitare la sua tomba. Buonasera, come avete sentito tanti gli argomenti che affronteremo anche questa sera nel nostro telegiornale e che riguardano un po' tutta la Marca, ma vogliamo aprire con un fatto che colpisce soprattutto la città di Treviso e una tradizione che abbiamo scoperto oggi essere stata cancellata. La festa dei Buranelli non esiste più. A cancellarla l'indifferenza di tutti, ad iniziare dall'amministrazione comunale. Assessore, ma qui non sembra che manchi qualcosa, non vediamo la festa dei Buranelli. Sì, manca sempre qualcosa. La festa dei Buranelli era una bella tradizione, non veniva curata dal comune. Se qualcuno ha voglia di riprenderla in mano, noi sicuramente siamo disponibili a dargli un aiuto, come stiamo dando tante altre iniziative. Fa un po' pensare che una tradizione sia messa allo stesso piano di eventi sicuramente interessanti ed economicamente importanti, ma che appartengono poco alla storia della città. È come il rogo della veccia di metà quaresima e regge poco il concetto che se nessuno la organizza allora non importa farla. Era una bella tradizione. Per certo. Appunto era, non è? Ma non l'ha mai curata il comune, era un'associazione che la curava e di conseguenza se l'associazione ha voglia di rimpegnarsi, come voi sapete, attenzione, noi siamo più coordinatori, non è che fungiamo da veri e propri interpreti. È sicuramente un segno dei tempi che sono cambiati a Casugana, quando i Buranelli erano davvero un pezzo di storia da non cancellare, anzi da sostenere. Oggi, nell'imbarazzo, pare che questa cosa sia, come dire, stata dimenticata come la polvere sotto al tappeto. No, i vecchi promotori che non ce l'hanno più fatta, si sono tirati indietro. Oddio, che non ha più presentato, sicuramente se deve partire un nuovo progetto possono essere i vecchi, possono essere i nuovi, non lo so, io dico semplicemente che poteva essere, su sollecitazione dell'amico Lucio Zanato, sicuramente può essere una iniziativa che aveva il suo appeal a Treviso, che parlava di un pezzo bello della città di Treviso e che come tale potrebbe benissimo rinascere. Festa dei Buranelli, tra l'altro sempre fortemente voluta da Gentilini. Gentilini aveva il suo modo di interpretare la città e l'aggregazione città, io il mio, ma non sto a discutere se era meglio il mio, saranno i cittadini che domani, che poi nel suo complesso diranno era meglio l'epoca di Gentilini come vita a Treviso, era meglio l'epoca di Camolei. E su questa storia, dopo aver sentito appunto che la storica festa è stata cancellata, siamo andati a sentire chi a Casugana invece la organizzava. Il comune dice che non è colpa sua, che lui non deve organizzare la festa dei Buranelli. Fatto sta che insomma quest'anno viene cancellata una tradizione che è da sempre trevigiana. Da quando è nata la mia memoria di amministratore, difatti questa notizia mi lascia di ghiaccio. È inaudito che non venga più fatta la festa dei Buranelli. Sarà forse che il comune non è stato l'organizzatore primario, però il coordinatore sicuramente. Perché a suo tempo noi chiamavamo tutte le forze in causa, quelle che erano chiamate ad essere organizzatrici dell'evento, tra cui anche gli alpini ad esempio, che hanno sempre partecipato. Quella è una festa ormai tradizionale e non può mancare alla città di Treviso. I cittadini la vogliono e la reclamano e questo il comune se lo deve mettere in testa, sindaco per primo, la deve fare, punto. Una storia che continueremo a seguire sicuramente, però adesso andiamo invece a parlare di profughi, altro argomento polemica e non solo a Treviso. Ne sono arrivati altri 40, vediamo cosa è successo nel servizio della nostra Anna Maria Parisi. La prefettura scarica i profughi a Casugana con il vice sindaco Grigoletto che a sua volta pone un secco out al prefetto Marrosu. Succederà che verranno rifocillate e quindi ce n'erano,
ma è chiaro che dopo cena si dovrà trovare una soluzione, non possono pernottare in questo stanzone che è già troppo piccolo e angusto per 30 persone, figuriamoci per il doppio, per 60. La Croce Rossa ce l'ha già detto chiaramente, qui dentro non possono stare stanotte, salvo non decidere di farle dormire a turno, perché si parla anche di togliere le brandine per fare spazio a queste 60 persone. Una cosa allucinante. Per l'accoglienza a Treviso si naviga a vista, manca un coordinamento centrale di governo, accusa Grigoletto. Si va dal prefetto, ma spero che il prefetto venga a vedere di persona, a verificare di persona com'è la situazione. Io conto e confido che in queste ore stia cercando dei luoghi di ospitalità, perché ripeto, questo è il suo compito. Con i 40 nuovi arrivi di oggi, per lo più dallo Sri Lanka, e gli attesi 20 di domani, sarebbero un'ottantina i profughi da accogliere. Con il dormitorio di via Pasubio occupato, l'unica chance è la caserma operativa dei Dominicis, spiega il vice sindaco, che sposa così la posizione del leghista Gentilini. Qui non c'è questione di Gentilini, colore politico, eccetera. C'è da affrontare un'emergenza. Penso che Gentilini si troverebbe nelle stesse nostre identiche situazioni e penso che anche lui, come noi, non saprebbe davvero da che parte girarsi. E per la scelta hub in stazione cresce il disappunto sia della gente che degli stessi migranti. Anche lavoro non c'è. Abbiamo problemi per avere lavoro. E abbiamo tanti problemi qua a questo paese in questo momento. Non so, posso dire niente. Tu vuoi restare a Treviso o te ne vuoi andare? Io se lo trovo possibilità, io devo andare via. Chi l'ha messo lì dentro è solo un imbecille. Perché? E perché non è posto di sistemare la gente, c'è tanti posti vuoti, proprio lì già le stazioni sono un casino di per sé. Una situazione che sta ad occhio precipitando, tanto è vero che in questo momento il vice sindaco Roberto Grigoletto è in sopralluogo al dormitorio di via Pasubio, dove si presume 20 dei 62 profughi della stazione dormiranno lì, sebbene stipati e sempre in via provvisoria, soltanto per questa notte. Poi staremo a vedere domani come proseguirà questa situazione. Ci spostiamo a Fonte perché anche lì sono arrivati i profughi, ne sono arrivati in poco tempo circa un'ottantina. Sentite cosa dice il sindaco. Io ho fatto presente alla Caritas, ho scritto al Vescovo, ho scritto al Prefetto, mi sono incontrato col Prefetto, ho parlato con le suore di Maria Bambina, con la Madre Generale Superiora, per far presente che a Onei in particolare abbiamo una percentuale di presenze straniere che è elevatissima, attorno al 25%, quindi ci sembrava inopportuno infierire su una comunità che già ha accolto tante persone. Dove sono stati collocati? Sono stati collocati all'ex noviziato delle suore di Maria Bambina vicino alla chiesa di Onè. È un fabbricato molto grande, per il momento sono 28, ma il fabbricato può ospitarne ben di più. Mi hanno parlato di una quarantina di persone, ma vedo che continuano a sbarcare ogni giorno, per cui non escludo che poi tale numero possa anche aumentare. Insomma. Tra loro ci sono anche 3 minori? Ci sono anche 3 minori e questo non era nelle garanzie date dalla Caritas, perché questo comporta dei problemi maggiori, ci sono degli oneri a carico del comune. C'è preoccupazione? Beh, c'è preoccupazione perché i giornali li leggiamo un po' tutti, fino a 30 anni fa qui si dormiva con le porte aperte, adesso un po' alla volta la situazione è cambiata. Non voglio dire che sia colpa degli stranieri, di tutti gli stranieri, però è evidente che tanta gente da fuori, se non trova lavoro, e qui il lavoro ormai non c'è, di qualcosa devono pur vivere. Giusto una settimana fa in un comune vicino a Mussolente, proprio durante una lite per futili motivi tra extracomunitari, una persona, uno di loro, è rimasto gravemente ferito. Lo Stato, tra le prime sue funzioni, dovrebbe garantire la sicurezza, cosa che non sta facendo, anzi sta trattando la questione in maniera proprio dilettantistica. Vi sentite un po' abbandonati proprio dallo Stato? Ma diciamo che i cittadini non capiscono più lo Stato. Gli italiani che cercano lavoro, che sono da anni a casa e non riescono a trovare un'occupazione e quindi sono in gravi difficoltà, per loro non si fa nulla, mentre per chi sbarca ci sono valigie di soldi pronte. E anche questa è una vicenda che continueremo a seguire, dai risvolti sempre più polemici peraltro. Cambiamo pagina e andiamo a un'altra polemica, quella del Gay Pride a Treviso per il 2016, l'abbiamo seguita per tutta la settimana. Come avete sentito dai titoli, è arrivata una sorta di augurio di cattiva morte a Giancarlo Gentilini via Facebook, che a suo modo poi replica al vetriolo, come sempre.
Il Gay Pride a Treviso continua a scaldare gli animi e non solo in città o in provincia. Arriva su Facebook e da Milano la nuova stoccata contro il paladino dei contrari, ovvero l'ex sindaco Giancarlo Gentilini, che ieri e peraltro in un profilo non gestito direttamente da lui ha ricevuto gli auguri di una pessima morte. Inevitabile il trambusto digitale per tutta la serata, segno di un tema che divide ancora profondamente gli animi. E oggi Gentilini affida a Rete Veneta la risposta agli auguri a sfondo macabro e non solo. Io respingo al mittente perché morituri te salutant e quindi respingo al mittente questo augurio di morte. E poi mi viene in mente un detto trevigiano, ma vaffanculo, non lo dico perché diventerei sponsor del loro paradiso culinario. Sindaco e vescovo, mementate! E dopo questa replica al vetriolo vi facciamo vedere il consueto cartello del nostro TG Linea Aperta. A Treviso la festa dell'orgoglio omosessuale, dite la vostra come sempre attraverso il 340-321-8806 oppure attraverso redazione @veneta.it. Alla fine del telegiornale vedremo quali sono i vostri commenti di oggi, anzi di ieri e di oggi insomma. Adesso apriamo la pagina della cronaca con una notizia che arriva dal Tribunale per una vicenda del 2013, abusi sessuali sulla figliastra di 12 anni fino a farla rimanere incinta, condannato con un rito abbreviato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per l'accusa di violenza sessuale su minore un operaio 36enne della Castellana. Il giudice ha anche disposto che l'uomo debba versare a titolo di risarcimento danni 92.000 euro alle parti civili. E questa, diciamo così, è una delle due notizie, la seconda la leggeremo dopo invece questo servizio che parla dell'interrogatorio, ovviamente con molta discrezione, oggi in questura a Treviso dei 12 bambini coinvolti a vario titolo in una brutta storia, pare proprio che sia così, all'asilo di San Paolo qui a Treviso. 5 bimbi ascoltati questa mattina, 7 nel pomeriggio, raccapriccianti, nuovi particolari emersi dai loro racconti in merito ai presunti abusi sessuali alle materne San Paolo. Bimbi sentiti in questura in compagnia delle rispettive mamme, di uno psicologo e degli avvocati delle famiglie Fabio Crea e Alessandra Nava. Certo è che dalla verità emersa in fase di incidente probatorio emergerebbero agghiaccianti nuovi episodi consumatisi dentro le pareti della scuola materna. Fatti, in parte, già agli atti e acquisiti dalla procura e in virtù dei quali potrebbe aggravarsi maggiormente in particolare la posizione di una delle 3 maestre già indagate. Come temeva la procura, tuttavia, difficile poter ricostruire un chiaro profilo degli abusi. Per i difensori delle famiglie dei bimbi, quest'ultimi sarebbero troppo piccoli perché possano dire qualcosa di utilizzabile. I bimbi sono infatti tutti piccolissimi. La più grande compierà 4 anni la prossima settimana. E adesso invece un'altra notizia che arriva sempre dal Tribunale. È stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale commesso su una donna di 87 anni. Il protagonista è un cittadino cinese di 63 anni che è stato condannato oggi appunto dal Tribunale. I fatti contestati risalgono a 3 anni fa quando, nonostante le resistenze dell'anziana, l'uomo si sarebbe intrattenuto in casa sua cercando un approccio fisico e baciandola ripetutamente contro la sua volontà. E alla fine la donna era riuscita a scappare. Quindi il risultato di questi baci è stato di 1 anno e 10 mesi di reclusione. E adesso lasciamo la pagina di cronaca e passiamo a parlare di Pedemontana, perché sabato ci sarà una manifestazione dei proprietari che sono stati espropriati. Loro come sempre dicono l'irruenza delle ruspe non è pari ai soldi che al momento non sono arrivati. Sentiamo invece cosa dice il presidente Muraro oggi. Stiamo parlando di un'opera che sta in attesa dal 1996, un'opera inserita nella legge obiettivo dell'allora governo Berlusconi, un'opera che ha già avuto tutto l'iter burocratico e che adesso sono partiti i lavori. Pedemontana, una strada e una polemica infinita. Sabato preannunciata la nuova manifestazione a Cassola, sede direzionale dei lavori, che interessano anche il tratto trevigiano. Di ieri la denuncia del passaggio dei cantieri a ridosso del mausoleo Brion all'interno del cimitero di Caselle d'Altivole, una delle opere dell'architetto Carlo Scarpa ammirate da tutto il mondo.
Come in tutti i progetti, continueranno ad essersi i favorevoli e i contrari di principio, ma qui, è bene sottolinearlo, la protesta non è tanto nel progetto, quanto nel metodo di intervento nelle aree espropriate. I problemi derivanti dagli espropri e quant'altro credo che siano, io conosco bene questa materia in quanto ne faccio parecchi di espropri e so quali sono tutte le tematiche. Insomma, come già detto più volte, molte polemiche sparirebbero se gli indennizi arrivassero giusti e prima delle ruspe. Cosa che sembra non accadere almeno tra Altivolo e Trevignano, dove i proprietari si sono messi davanti alle benne pur di arrestare gli scavi. Resta comunque da una parte la consapevolezza che i cantieri ora non si possono più fermare e dall'altra che la pedemontana, nonostante la crisi e le fabbriche chiuse e delocalizzate, serve ancora. Un'opera strategica per le nostre imprese, ma in questo momento per il settore dell'edilizia è l'unica grande opera pubblica che abbiamo qui al nord-est. E dopo le polemiche, dopo i fatti politici, dopo insomma tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso, un po' di leggerezza, con uno degli appuntamenti dell'estate lungo il Sile. È la festa dell'anguilla di Quinto, un piatto storico in tutti i sensi e che non è mai mancato nemmeno durante la guerra. Pare che Francesco Baracca, l'asso dal cavallino rampante della Grande Guerra, ne fosse davvero ghiotto, al punto da non cambiare mai l'osteria da Righetto, diventata di fatto il circolo ufficiale della neonata aeronautica italiana. È l'anguilla, per i trevisani la bisata, che da sempre popola il Sile, fiume di sorgiva più lungo d'Europa. Ed è proprio lungo le sue sponde, a Quinto, dove tra l'altro Francesco Baracca decollava per le sue imprese e dove si è tenuto il suo funerale, che ogni estate si rinnova la festa dell'anguilla. Una delle poche che stanno resistendo agli assalti della burocrazia. Da quanti anni cucinate l'anguilla? Da 32 anni. Beh, è sempre questa la stessa. È la 32esima edizione della festa sul Sile, è da 32 anni che si fa l'anguilla. Ecco, ed è sempre la stessa ricetta? Sempre la stessa ricetta, mai cambiata. Ecco, qual è il segreto? Il segreto è che l'anguilla prima di tutto va pulita per bene, tolte tutte le viscere, va scongelata e poi va messa a friggere. Una volta che è fritta va messa in umido con degli aromi che non posso rivelare. Di tempo ne è passato da quando bastavano quattro panchi e un braciere e lo spazio era di fatto una ferita al territorio come solo una cava riusciva a produrre. E l'impegno è stato quello di portare avanti la tradizione, ma anche di riconvertire un buco diventato lago. Noi abbiamo fatto una riconversione di questo territorio e stiamo sempre di più valorizzandolo e vediamo che le persone che vengono soprattutto da fuori del comprensorio ci stanno dando ragione. I numeri parlano da soli. 12 giorni più di 30.000 persone vengono a trovarci. Numeri che raccontano da soli quanto l'anguilla di Quinto sia un'istituzione, non solo della tavola, ma soprattutto del territorio. Cosa sarebbe Quinto senza l'anguilla? Beh, l'anguilla è un piatto tradizionale del nostro territorio e tanti ristoratori del nostro territorio hanno fatto storia, ma sicuramente un grande momento di promozione del nostro territorio, del nostro Sile. Ecco come un piatto può caratterizzare un territorio, abbiamo sentito dal sindaco di Quinto. E da Quinto invece ci spostiamo ad Asolo, ma anche a Venezia, ma anche a New York. Perché? Perché in tanti, come ogni anno, sono passati al cimitero di Sant'Anna ad Asolo per portare una rosa sulla tomba di Leonora Duse, definita l'attrice dei due mondi. In effetti a New York una collezione la ricordava nelle sue interpretazioni americane. E questa collezione ora arriverà in Veneto grazie all'ascito di Anna Strasberg e della famiglia alleata di Montereale, che per anni hanno ricercato e collezionato materiali autografi e autografati dalla Duse, documenti ed altro materiale appartenuti appunto all'attrice che sono stati donati alla veneziana Fondazione Cini. La donazione, rileva la Fondazione Veneziana, è testimonianza della passione di Lee Strasberg per la grande attrice italiana, trasmessa poi ai suoi allievi dell'Actor Studio di New York, tra cui anche Marilyn Monroe. E così abbiamo scoperto che un po' di Marilyn Monroe, cioè un po' di Leonora Duse c'è anche a Marilyn Monroe, e con questa notizia vi ricordo anche che questa sera avremo, come ogni giovedì sera, il focus dedicato ai veneti schiacciati dalla crisi e le vostre storie raccontate dal nostro direttore e anche da Mirella Tuzzato. Per il resto, vi rimandiamo alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.